è un incontro in cui abbiamo ribadito che un conto sono le persone e quindi il futuro delle persone in carne e ossa, un conto sono i posti di lavoro. Io non capisco come si faccia a non capire. Genova, se sono solo 1000 occupati su 1.100.000 metri quadri, perde 500 posti di lavoro, magari non sua con nome e cognome, ma in prospettiva, in futuro. E allora abbiamo chiesto, anche mediando, non è realizzabile oggi, ma è possibile dire che entro il piano di Mitta, che è il 2024, l'obiettivo di mantenere quei numeri occupazionali, 1.474, rimane un obiettivo degli enti locali, del sindacato, della Mitta, e da qui a lì gestiamo le persone, e quindi saranno in cassa, magari vanno alla società per Conigliano, che però qualcuno si è venduta che c'è, ma oggi non c'è, perché io qui ce l'ho i documenti, qui due soggetti privati, la Mitta e i commissari, hanno scritto che dal 1° novembre 400 persone possono essere da percogliare. Oggi ci ha spiegato che non è possibile giuridicamente, quindi si firmano delle cose che non sono esigibili. Noi abbiamo posto questo problema. Intanto abbiamo ribadito la validità dell'accordo di programma e nell'ambito della validità dell'accordo di programma abbiamo stabilito alcune cose. Il fatto che abbiamo firmato l'accordo il 6 settembre che garantisce tutti i lavoratori dell'Ilva sul fatto che ArcelorMittal comunque entro il 2024 farà una proposta. Non è sufficiente perché noi avremo 1000 assunzioni da qualche giorno in ArcelorMittal, abbiamo circa 474 lavoratori, anzi qualcosa di meno perché qualche lavoratore in Genova, circa un'ottantina, già aderito al percorso di mobilità, e dovremo capire se è possibile da qua al 2024 accelerare l'operazione di occupazione dei lavoratori. Come? Attraverso un ruolo specifico che potrebbe avere società per Conigliano. La Fimicisa ha richiesto da tempo, lo dice, un tavolo specifico dove il governo e quindi il ministro Di Maio aveva garantito delle risorse per dare una missione specifica e dare la possibilità a società per Conigliano di assumere delle persone che possano servire con una missione specifica a Genova.